Gentili utenti di Assist Sportivo, bentrovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata il derby tra Olimpica e Diamond. Ha avuto la meglio Foggia 86-81. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Marra. Coach, è stata una partita durissima, tesa, caldissima, dove alla fine è arrivata questa prima sconfitta. Ma io mi ero raccomandato tantissimo, perché io questa partita la temevo, ma la temevo tantissimo, perché so che è una squadra che gioca in velocità. Non hanno ruoli, non hanno grossi lunghi, avevano un lungo che era pure assente oltretutto, e forse è stato anche un vantaggio perché hanno giocato con cinque piccoli e ci hanno messo un po' in difficoltà, soprattutto nelle ripartenze, soprattutto con la difesa aggressiva che facevano, recuperavano palloni e poi tantissimi rimbalzi in attacco. Noi la partita l'abbiamo persa, i rimbalzi in attacco da parte loro, non da parte nostra. E ho giocato prima con un lungo soltanto. Poi ho messo anche due lunghi, pensavo di poter prendere dei vantaggi. I vantaggi l'hanno avuti solo loro, perché ci hanno veramente arrampicato in testa. Sembrava che dopo quel fallo e quel tecnico eravate rientrati in partita, invece così non è stato. Forse oggi è mancata anche un po' di fortuna e di cattiveria sotto canestro. No, oggi è mancata ma non tanto la voglia di vincere, la convinzione di vincere. Perché perdere un pallone, lì abbiamo perso un pallone in mano nostra, nell'angolo. Insomma, lì non puoi parlare più, insomma, perché devi soltanto dire ma ci facciamo togliere anche il pallone dalle mani, e mi sembra un po' veramente ridicolo, insomma. Sono arrabbiatissimo perché secondo me queste partite bisogna affrontarle con l'umiltà, soprattutto come ha fatto il Foggia. Noi non siamo stati umili, noi pensavamo di poterseli mangiare, invece ci hanno mangiato loro, ma veramente ci hanno mangiato, perché ci hanno preso tantissimi rimbalzi in attacco. Ma non i due metri, ci hanno preso i rimbalzi in attacco, gente come Vigilante che è 1,85 m, gente come Chiappinelli che è 1,70 m, quindi devo essere arrabbiato. Adesso il calendario vi offre un pronto riscatto contro l'Adria Bari, altra partita difficile e calda su un campo difficile. I due punti saranno importanti anche per riprendere quel trend che oggi avete perso. Sì, se noi eventualmente, ripeto, questo ci deve servire come bagno di umiltà, come convinzione che dobbiamo allenarci sempre bene, sempre forte, dobbiamo rispettare tutte le squadre, anche squadre che semmai sulla carta possono sembrare anche inferiori, perché comunque tecnicamente penso che eravamo superiori, almeno in altezza eravamo superiori, quindi è questa dimostrazione che dobbiamo essere veramente umili a affrontare queste partite e puntare a vincere, perché noi non possiamo perdere così queste partite. Io sono arrabbiato veramente. Grazie coach. Siamo con il coach della Diamond, Cristian Vigilante. Coach, dopo la sconfitta contro Ostuni è arrivato questo riscatto oggi su un campo difficile come quello di Cerignula. Beh sì, domenica abbiamo perso immeritatamente contro Ostuni, una partita condotta e sinceramente buttata un po' per inesperienza. Oggi siamo venuti qui molto determinati, abbiamo giocato bene contro, secondo me, una tra le pretendenti a salire, sicuramente Cerignola Olimpica, una gran bella squadra condotta da un grande allenatore. Siamo soddisfatti di questa vittoria, dovuta soprattutto al sacrificio di tutti, visto anche l'assenza del nostro pivot americano che è venuto meno in giornata, meno nel senso come infortunio fisico. E quindi un grande applauso ai miei ragazzi che hanno comunque sopperito a questa assenza con un grande spirito di sacrificio. Oggi dagli spalti si percepiva una vostra maggior cattiveria, voglia di vincere, che poi forse è stato l'elemento determinante per conquistare questi due punti. Beh sì, sai, quando in una squadra ti viene a mancare comunque un giocatore per infortunio, poi a noi è fondamentale, visto che è l'unico pivot che abbiamo in squadra. Forse si scatena nei ragazzi quel meccanismo di lottare su ogni pallone, di cattiveria in più che ci ha permesso di condurre alla vittoria questa partita. Dopo questa grande vittoria arriva la prossima, il Lecce, dovrebbero essere sulla carta altri due punti semplici. Beh, vedendo le ultime sconfitte del Lecce sembrerebbe una squadra, diciamo, di basso profilo. Però mai sottovalutare le partite, oggi è la riprova. Grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Milo Bacchini. Milo, è arrivata questa prima sconfitta stagionale, forse oggi in questo derby caldissimo è mancata quella cattiveria che aveva contraddistinto nelle prime tre partite. Sì, probabilmente sì, oltre alla cattiveria secondo me ci è mancata anche un po' più di freddezza nei momenti più importanti della partita.
siamo andati un pochettino fuori dei binari nostri, del nostro gioco. In alcuni momenti abbiamo un pochettino sbiellato e secondo me sono errori che poi paghi in partite tirate come queste, dove vince alla fine chi gioca più intensamente, chi fa meno errori. Noi oggi abbiamo giustamente pagato, abbiamo perso la partita. Adesso dovrete fare una trasferta difficile, quella contro l'Adria Bari, capolista, 8 punti. Saranno due punti importanti per rialzare un po' il morale nello spogliatoio. Beh, sicuramente sì. Poi dopo una sconfitta penso che tutta la squadra vorrà reagire nel migliore dei modi, almeno così mi auguro. E sicuramente arriveremo carichissimi per il prossimo weekend ad affrontare questa trasferta. Nel frattempo ci attende una settimana di allenamento in cui si spera che il tutto vada per il meglio e l'intensità salga a un livello superiore rispetto a quello che si è visto questa sera. Grazie mille, in bocca al lupo.